Eccoci tornati in diretta. Allora, diamo uno sguardo a come procedono le contrattazioni in questo via di giornata in Europa con il FTSE MIB che è al rialzo, continua a mantenersi in rialzo, in questo momento avanza dello 0,43%, ancora il DAX no, in realtà DAX più debole, ma in questo preciso istante è salito sopra la parità più 0,01, abbiamo il CAC di Parigi che guadagna lo 0,49, l'IBEX di Madrid lo 0,27. Abbiamo visto una chiusura di Wall Street ieri un po' contrastata, nel senso che sul finale ha diminuito i guadagni, ma perché? Perché c'è ancora timore per i contagi del Covid, di conseguenza invece le borse asiatiche questa mattina, seppur anche qui con qualche penalità, per esempio la borsa giapponese, si è mostrata un po' più, il mercato azionario asiatico si è mostrato un po' più ottimista, anche perché nel frattempo è arrivato il compromesso dell'OPEC Plus, che era atteso ovviamente. Andiamo a vedere un'altra notizia che riguarda invece la Brexit. Leggo in questo momento insieme a voi: la Francia opporrà il veto a un accordo commerciale post-Brexit se non risponderà ad alcune esigenze, specie in materia di pesca. Lo ha detto il segretario di Stato agli affari europei. Se avremo un accordo non buono, opporremo il veto al quale ha diritto ogni paese. Allora, intanto io saluto Fabrizio Brasili, collegato con noi per questa parte della diretta. Fabrizio, ben trovato con noi. Ah, ben trovati, grazie e un saluto alle telespettatrici e telespettatori. Grazie Fabrizio. Allora, mercati che procedono, come potremmo dire, con quale aggettivo? Con cautela, con calma, con noia verso la fine dell'anno? Tu cosa diresti? Ma procedono a passo di leopardo in attesa di azzannare la preda, cioè piano piano, lentamente. E non abbiamo un'idea di come il mercato possa improvvisamente partire al rialzo o più verosimilmente partire al ribasso. È un momento interlocutorio dovuto anche al prossimo lungo weekend, perlomeno nel nord Italia. Sì, Tutto qui. E certo. quindi in realtà è un mercato abbastanza calmo, con volumi bassi e con due driver che in questo momento sono petrolio e euro-dollaro, diciamo. Infatti, allora partiamo subito da qui. Abbiamo appunto parlato del compromesso raggiunto dall'OPEC, di conseguenza abbiamo visto un rialzo ulteriore del petrolio. In questo momento è in rialzo di oltre 2 punti percentuali, 2,14%. Abbiamo superato abbondantemente i 46 dollari al barile, 46,61. Fin dove potrà arrivare il petrolio, a tuo parere, Fabrizio? Ma guarda, io mi ero posto e l'avevo un po' segnalato ai miei lettori e abbonati un doppio target 48-49 di WTI e di 50-52 come massimo di Brent. In realtà ci stiamo avvicinando piano piano. Questo ultimo accordo OPEC Plus, che coinvolge però ancora delle difficoltà, mi sembra di capire, è stato fin troppo lungo questa quasi mezza settimana di OPEC Plus, che coinvolge ancora Arabia Saudita e Russia, non ci pone delle sicurezze, tant'è vero che la produzione, globale è stata sì ridotta di 500.000 barili, da 7,7 milioni a 7,2 se non sbaglio, Certo. ma in realtà è un compromesso fra chi voleva un taglio secco e chi voleva un aumento della produzione, tant'è vero che la produzione è stata aumentata o promessa di aumentare di 500.000 barili e non di 2 milioni di barili, perdono. Sì, E assolutamente. quindi, Poi è un accordo non a lungo termine, infatti l'OPEC Plus sì. si riunirà ogni mese, quindi insomma ogni mese bisognerà vedere cosa succederà assolutamente. Infatti, però stiamo molto cauti perché, come abbiamo visto, prima il petrolio è sceso di un 10%, poi è risalito di un altro 10%, cioè è troppo molto volatile, cioè non ho ancora trovato una base. Potrebbe anche raggiungere quegli obiettivi che ho appena elencato. Certo Fabrizio, ma di conseguenza come ti approcci tu nei confronti dei petroliferi? Prima abbiamo visto Eni che sta guidando un po' il rally dei petroliferi proprio dopo insomma, questo compromesso OPEC, infatti non lo chiamiamo accordo ma compromesso, e dopo il rialzo del petrolio.
Ma guarda, a parte che sul nostro listino abbiamo un paio di petroliferi e nulla di più, a differenza degli USA che ne hanno una ventina. Se andiamo a sfogliare e a guardare i vari indici, tra i minori e i maggiori ne abbiamo circa una ventina. E io distinguerei, lascerei perdere il troppo volatile. Forse più del petrolio, ma è difficile essere più del petrolio, Saipem, e starei su Eni, che molto lentamente si dovrebbe riportare fra i 9,50 e i 10, poco sotto, diciamo, i 10, e a fatica, seguendo pedestremente, oserei dire, l'indice, piano piano, piano piano. Però, certo, siamo sempre esposti su questi titoli a delle sciacquate, tra virgolette, molto violente, soprattutto su Saipem e in parte minore anche su questo titolo indice, diciamo, importantissimo, che è Eni. Quindi io starei molto cauto e in questo momento rimarrei sì sul titolo, ma userei una protezione, faccio un piccolo inciso, vendendo una call a breve termine, per esempio gennaio, febbraio, massimo marzo, at the money o leggermente out the money, cioè praticamente a quasi allo stesso prezzo del sottostante titolo o leggermente superiore, per una semplice protezione. Non abbandonerei il titolo, lo terrei per il medio-lungo termine, come altri titoli che ho suggerito, ma nulla di più. Di sicuro non interverrei ora sul titolo, ecco, c'è troppo poco spazio. D'accordo, dopo andiamo a vedere magari altri comparti che a tuo parere possono essere Certo. protagonisti, nel bene e nel male anche, perché è interessante vedere entrambe le questioni. Prima però ti voglio chiedere rispetto all'euro-dollaro, perché il vero protagonista della giornata di ieri, insomma, è stato il dollaro che è scivolato ai minimi da 2 anni e mezzo in un clima, come dire, di rischio minore, no? Rispetto a quello che stanno percependo gli investitori, anche se poi anche qui è Certo. tutto relativo. Bisognerà vedere cosa succederà chiaramente, cioè diciamo che gli investitori si stanno un po' dividendo tra l'ottimismo e il pessimismo, però ecco, vediamo il movimento che ha fatto l'euro nei confronti del dollaro, siamo oltre 1,21 di cambio, 1,2159, in questo momento l'euro sta riguadagnando ulteriormente terreno nei confronti del biglietto verde e sale dello 0,09. Anche qui, ecco, siamo ai massimi d'aprile 2018, come dicevamo, cosa su potrebbe succedere e soprattutto quali potrebbero essere gli indicatori market mover che andranno a incidere direttamente sull'andamento del cambio. Ma, dunque, facciamo un preambolo, un'anticipazione. Andando a vedere, diciamo, l'ultimo anno, vediamo che, pur facendo molta fatica, ha avuto degli scatti improvvisi, che l'ha portato, per esempio, da 1,04 a 1,06 a 1,010. Poi si è riposato un attimo, è arrivato a 1,16 e qui ha fatto un bel laterale, diciamo così, 1,16, 1,18,50, 1,19 e qui si è fermato. Questo, siamo di fronte, penso, all'ultimo, all'ultima risalita prima di fermarsi quasi definitivamente in area 1,25, ma prima potrà sostare a quello che si può già prevedere per le prossime 2 settimane, se non prima, intorno a 1,2250, cioè praticamente fare un ulteriore salto, arrivare a 1,2250 e poi fermarsi per un po' di tempo lì. A una previsione a medio-lungo termine è sopra tutte le teste anche dei capi di Stato degli stati più coinvolti nel petrolio, nel dollaro, eccetera, eccetera, ma dovrebbe approdare sugli 1,25, nulla di più. Ecco. 1,25. Ok. Poi, ecco, poi inizierà un tiro alla fune logico fra Fed e BCE.
Mano a Esatto, mano che si esatto. avvicina a 1,25 verrà un attimino raffreddato e ritornerà sulle vecchie resistenze che possono essere appunto 1,22,50 e poi da lì dall'altra parte dell'Atlantico con una misura a contrastare e ci sarà un lungo traccheggiamento, un lungo tiro alla fune. Ecco, tutto qui, Stavo dicendo, niente di bisognerà particolare. anche vedere, no, no, certo, chiarissimo Fabrizio, bisognerà anche vedere effettivamente con l'anno nuovo, con il cambio di guardia alla Casa Bianca, che cosa accadrà, quali saranno effettivamente le politiche attive del nuovo presidente americano Joe Biden, no? E anche questo andrà a incidere. Certo, sì, diciamo che la gestione, la gestione Trump era favorevole a un dollaro debole Esatto. e non è detto che Biden faccia altrettanto, Appunto, appunto. anzi, ma c'è un fattore che depone a favore di questo trend rialzista che porta a indebolire il dollaro. Negli anni passati, il fine anno e l'inizio dell'anno nuovo veniva indicato e spesso accadeva così, la statistica non è una scienza esatta, evidentemente, anzi, sicuramente, per le rimesse delle multinazionali localizzate all'estero negli Stati Uniti, e questo rafforzava il dollaro. E anche per motivi, chiamiamoli turistici, che oggi come oggi non hanno più ragione di essere, soprattutto questi ultimi, nel senso che in questo momento viaggi per turismo ormai da mesi, mesi, mesi negli Stati Uniti non ce ne sono. E quindi c'era una forte richiesta di valuta per questi due fattori. Oggi non ci sono più. E quindi si è aperto un po' questo tappo della bottiglia. E fino a che arriverà a un punto chiave, come dicevamo nel mio intervento precedente, insomma, Certo, così. Tutto qui. assolutamente, assolutamente. Ecco, intanto appunto sto leggendo, scattano subito i petroliferi, l'abbiamo visto, insomma, con, Certo. assolutamente, quindi con, e abbiamo già ribadito con Eni che sta guidando questo rally, dopo il salto ulteriore in su del petrolio, in questo momento come vedete dal nostro grafico, io ce l'ho su grafico daily, guadagna il 2,20%, siamo a 46,63 dollari al barile. Ovviamente diciamo che c'è stato da una parte questo avvio abbastanza cauto per le borse europee, perché oggi ricordiamo che nel pomeriggio arriveranno i dati della disoccupazione americana di novembre, quindi sappiamo anche che cosa significhi, però diciamo che dall'altra parte abbiamo l'accordo OPEC che ha un po' spinto al rialzo, come dicevamo, il petrolio, quindi di conseguenza i titoli petroliferi e di conseguenza il nostro FTSE MIB che sta viaggiando in territorio positivo. Ecco, diciamo che sarà una giornata molto interlocutoria perché bisognerà mettere d'accordo tutte queste diverse view. Sei d'accordo? D'accordo, no Fabrizio? Insomma, queste sono un po' Certo, le caratteristiche. Perfetto. perfetto. Allora, visto che volevo chiederti anche, Fabrizio, rispetto a titoli magari più o meno interessanti, parto da questo messaggio di Alberto che saluto. Scrive: è plausibile un target di 28 per Prysmian e 45 per Moncler? Come ti sembrano questi due titoli? Dunque, non è plausibile, sarebbe troppo lungo da spiegare per il primo titolo. Per Prysmian. il secondo titolo, che fa parte tra l'altro di una serie di titoli che sono proprio un manipolo, stanno a malapena su due mani, quindi sono 7-8 titoli che io ho suggerito nel passato e durante l'estate, che ora sono coperti proprio dal rischio oscillazioni da vendita di opzioni call sottostante, proprio Moncler. Moncler è troppo volatile, ma considerando il settore, ma evidentemente sta ritornando quella voglia di acquisizioni, fusioni che ci stanno un po' concentrando troppo sulle banche, anche sul settore lusso. E secondo me sta ritornando quello che Ruffini di Moncler ha nella testa, cioè un prezzo più vicino a 45 che a 38-40 di questo titolo. Questa è una mia sensazione vedendo
il volume, la volumetria di questo titolo, e considerando il bel consolidamento che ha fatto fra 32 e 36 e poi piano piano è risalito. Okay. Chi ce l'ha, appunto le persone a cui io l'ho suggerito ce l'hanno, è forse l'unico titolo in cui non ho consigliato la copertura con opzioni, che infatti andrebbero rollate ormai ogni, sì. ogni settimana, e quindi non è un titolo da, diciamo, statico o con leggero rialzo, come possono essere alcuni ciclici e altri titoli. Okay. Più importante. Ecco, ecco. Sì. Io starei, chi ce l'ha se lo tenga pure. Ecco. Però non entreresti, non dire, insomma. Non, cioè, posso dire tenerselo, altro. Ma non entreresti però se, chi, no. Per chi non ce l'ha. No. Okay. Sì, ok. Va bene, Fabrizio, chiarissimo. Allora, altri settori. Ripercorriamo insieme un po' i comparti principali e partirei ovviamente, visto che quello predominante sul nostro listino, dal comparto bancario. Cosa ne pensi dei bancari? Poi ti chiederei anche rispetto a Unicredit, visto che è sotto osservazione per le ragioni che conosciamo. Non, a parte l'annuncio delle dimissioni, chiamole così, di Mustier, ma poi abbiamo anche il tema di MPS, no? Unicredit MPS, che non sembra piacere agli investitori. Allora, partiamo però in generale dal comparto bancario. Guarda, allora, il comparto bancario, diciamo risico bancario, è formato appunto, come sappiamo, da tutte queste indiscrezioni al momento, che ci spingono ormai, certo, al prossimo anno, siamo già al prossimo anno, che sono Unicredit, Montepaschi, BPM, Banco BPM, BPR, cioè Banca Popolare Emilia Romagna, Creval e Popolare di Sondrio. Per parlare di tutti ci vorrebbe una trasmissione intera, ma diciamo così, anche qui a maggior ragione, chi ha questi titoli ben distribuiti in questo momento, grossi rischi non ce ne sono. Tutti hanno bisogno di fidanzarsi, qualcuno rimarrà zitella o zitello, le banche sono femminili o maschili. Esatto. E praticamente direi che, tanto per fare un esempio, quello più, diciamo, indigesto, tra virgolette, Unicredit Montepaschi, mi pare di capire, lì c'è un discorso che esula anche dalle dimissioni di Mustier. È un discorso di digeribilità, di politica, di incentivi, di chi glielo fa, come dicono nel centro-sud Italia. Cioè, sostanzialmente, dopo essere uscita Unicredit, questa è la illogicità di certe grosse banche, dopo essere usciti da Pecco, da Fineco, da tutti i gioiellini o gioielli che aveva Unicredit, e adesso va, non farmi dire la parola, va a scontrarsi con un boccone così indigesto. Non so cosa possa accadere. Certo che è una soluzione molto, molto difficile, non è certo a brevissimo termine. Okay. Ecco, è molto più plausibile invece un discorso molto più plausibile, tieni presente che sì, fa sempre parte di una banca ex storica o storica come Montepaschi, cioè c'è tutto, anche una filosofia, una socialità, ma lasciamo perdere. Tutto il resto è in direttiva di arrivo. Direi che Cimbri di Unipol e il vice direttore di BPRR, Banca Popolare Emilia Romagna, da una parte dicono che hanno già quel boccone anche più indigesto dei 500 sportelli ex UBI che sì. Devono armonizzare, che devono sistemare, e dall'altra strizzano l'occhio e strizza l'occhio a Cimbri. Sono perfettamente d'accordo che con la benedizione di Unipol e di Cimbri questo matrimonio, il fidanzamento fra le due banche si fa, che poi venga aggregata all'ultimo momento da una parte
o dall'altro, cioè da Unipol e da Banco BPM, Banca Popolare Emilia Romagna, anche la Popolare di Sondrio è un altro discorso. Certo, allora c'è E una... poi Sì, c'è, ok, vai, vai, vai. e poi manca, e poi manca quella su cui è stata lanciata un'OPA ancora non definitiva da parte di Crédit Agricole e Creval. Qui per finire siamo quasi sicuramente dopo l'esame che stanno facendo le banche dedicate allo studio, una chiusura fra gli 11,50 e gli 11,80, ecco, con un rilancio dell'OPA. Ecco, questo è un po' un riassunto del risico bancario oggi Ecco, come ti aggiungo un'altra cosa, visto che è arrivato un messaggio di Antonio a oggi. proposito Sentiamo. della Cassa di risparmio di Genova Imperia, Banca Carige. Dice, ho acquistato quasi 3 anni fa 110.000 azioni Carige perdendoci. Quali sono le previsioni future del gruppo e cosa mi consigliate? Insomma, ecco, come ti sembra il titolo Carige a questo punto, visto che stavamo parlando di banche? Beh, forse ci sono altre priorità in questo momento al di fuori del risico bancario e dentro il risico bancario. Ma certo, prima o poi si sistemerà questa banca, ma già si fa fatica a star dietro a questo risico. Previsioni così a lungo termine, per me sono a lungo termine, a lunghissimo termine. Poi può accadere di tutto. Teniamo presente che il valore di questa banca diciamo, sotto l'ultimo delle ultime banche di cui abbiamo parlato prima. Quindi Ecco, c'è chi non... ancora si interessa giustamente anche a Unicredit. Francesco, ne abbiamo appena parlato, ma non so se vuoi ribadire quella che è la tua view principale. Unicredit continua a scendere, cosa ne dite? Insomma, ne abbiamo già parlato, però ricorda quello che faresti tu, insomma, Fabrizio. Ma io avrei molta pazienza su Carige, che prima o poi verrà alloccata, come si suol dire, e decisamente se andiamo sul discorso di Unicredit, che mi hai appunto suggerito, abbiamo a malapena ci siamo aggrappati a 8,03, 8,05, adesso siamo di nuovo a 7,97,50, cioè praticamente. Se c'è una spallata del nostro indice in direzione sud, come la chiamo io, beh, anche questa soffrirà ancora. Quindi... Ok, va bene, in chiusura praticamente Fabrizio, abbiamo tempo Prego. magari anche per consigliare, se vuoi, come dicevamo, o un titolo che ti piace oppure qualcosa da cui stare alla larga, a tua discrezione. Ma guarda, io starei sempre sul primo titolo di cui abbiamo parlato, perché se non altro è un bel settore, un settore sano, e in ogni caso che è Moncler. Ma attenzione, il fatto che non abbia consigliato di proteggerlo non vuol dire che potrà avere dei ritracciamenti. Ma è un titolo che ha già dimostrato di poter risalire. Evidentemente ci sono delle prime mani molto forti che sotto i 32, come è accaduto, e fra 32 e 36 euro rastrellano. Quindi evidentemente c'è in mente e c'è in atto qualcosa che dura da molto tempo per questo 2020 un po' particolare. Altri titoli posso dire solo i titoli che io ho consigliato, ma sono quei titoli maggiori come Intesa, Eni, appunto, SCA, Leonardo, i soliti titoli, Ecco, Telecom. sì, Telecom. Per Telecom. esempio sto guardando Atlantia, la metto giusto perché, che è il rialzo, in realtà, era il rialzo di più poco fa, era sopra il 2%, ma insomma, perché il mercato tornerebbe a puntare sul riassetto di Autostrade per l'Italia. Secondo indiscrezioni di stampa potrebbe tornare d'attualità il nome di F2I, un nome per la verità molto ricorrente, anche se il fondo infrastrutturale negli ultimi mesi si è parzialmente smarcato dal dossier. Quindi diciamo che il mercato torna a scommettere su un accordo, anche se il tempo stringe, che quindi in questo momento starebbe un po' spingendo il titolo. Come ti sembra Atlantia? E poi ti saluto. Guardi, Atlantia è uno di quei titoli che mi fanno molto paura, nel senso buono del termine,
nel senso che ce ne sono altri, come abbiamo visto, molto più affidabili, e perché andare a scommettere, in questo è il caso proprio di dirlo, su un titolo di questo genere? Certo che può avere spazio, lo spazio può essere il 18, Sì, però è troppo è oscillante, diciamo così, no? troppo Proprio per oscillante, troppo queste. volatile. Ok. Lettori, i nostri ascoltatori, i nostri miei abbonati, i lettori, tutti, normalmente hanno un portafoglio ben equilibrato, poi cadono sull'ingordigia di andare su titoli come appunto uno di quelli bancari, senza far nomi, di cui abbiamo parlato anche stamattina, e poi rimangono bloccati con vari aumenti di capitali per anni. Certo. Atlantia, pur non essendo nel settore bancario, è un settore che insomma, è molto chiacchierato, è molto. Fabrizio, scusami, Io starei fuori. staresti fuori. Anche l'ultimo messaggio però è flash. Antonio chiede una view su Saras. Questo titolo ti piace? Oh, molto, Ah, molto. vedi che allora. Questo è un titolo mini petroliferi, però il buon Moratti, Angelo figlio. Cioè figlio del grande Moratti, ahimè, ha fatto un po' di cose non molto pulite, corrette, cioè praticamente l'ha delistato, l'ha tolto dal listino 2 volte, l'ha reintrodotto, ha in un certo senso agevolato determinate correnti speculative, non entriamo nel discorso, è un titolo che a questi prezzi è regalato, è diventata una stock penny. Ecco, se uno proprio proprio volesse puntare in qualcosa, ma è una pura scommessa, e dimenticarsela, questo è un titolo fino a uscita dal mercato, ecco, fino a diciamo, avvenimento particolare, è un titolo da acquistare ai prezzi correnti che sono quasi ai minimi assoluti del titolo, che ricordiamo è stato intorno ai 2,5 euro, 3 euro. Per mesi, 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 questo non lo può tranquillamente fare, sempre legato alla ripresa, perché se il petrolio va a 50, poi a 60, poi speriamo nel 2021-2022 si riprende, i margini di raffinazione aumentano, D'accordo, cioè certo, ci chiaro, sono più chiaro. margini. È come con i tassi, con le banche, con tassi banchi hanno pochi margini, con tassi alti hanno Ok. più margini. È la stessa cosa. D'accordo, Fabrizio Bresini, grazie per essere stato con noi Grazie a e te, grazie alle buona giornata. ascoltatrici e agli ascoltatori. Altrettanto Grazie, a grazie. Buon presto. tutto per tutti. Salve. Grazie, grazie. Tra poco torniamo con la nostra Le Fonti Trading Week con altre analisi e dopo la pubblicità ci dedicheremo alle options con due ospiti. A tra poco.